Eccoci qui con Luca Ravanelli, partiamo dal tuo gol. Si è detto spesso che questa Cremonese faceva fatica a trovare la rete dalle punte, anche con armi letali. Tu sei stato letale in quell'occasione lì, una girata da rapace d'area di rigore. Sì, sono buonasera a tutti innanzitutto, sono felicissimo per il gol, anche perché la settimana scorsa avevo sbagliato porta, quindi diciamo che mi sono rifatto e siamo felicissimi per la vittoria. Bisognava vincere, siamo venuti qua per vincere. Oggi secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo creato tanto e quindi siamo sulla strada giusta. Prima il tuo gol, poi l'immediato pareggio, un difetto, questo la Cremonese che non riesce proprio a superare. Eh sì, stiamo lavorando anche su questo. Si vede che c'è una, non so neanche io se è una questione di attenzione o di cosa, però sicuramente non possiamo prendere gol come è già successo in passato subito, però sono convinto che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e che possiamo toglierci soddisfazioni. E a differenza del passato c'è stata immediata anche la reazione e soprattutto cosa c'è in quel gol di Vasquez? L'abbiamo visto esultare anche in maniera rabbiosa, c'è anche un momento non facile dopo la sconfitta col Sutton da superare. Sì, ha fatto un gol, per fortuna che ha fatto questo gran gol e noi dobbiamo solo lavorare, dobbiamo andare avanti così e soprattutto dobbiamo sbloccarci in casa, perché fuori casa stiamo tenendo il ritmo giusto, stiamo giocando, in casa dobbiamo riuscire a migliorare anche lì sotto il nostro pubblico, i nostri tifosi. Il passo in trasferta è un passo da promozione quasi diretta, in casa come dicevi tu però bisogna ancora trovare la quadra. Sì, dobbiamo migliorare in casa, dobbiamo avere più fiducia in noi stessi, giocare come giochiamo in trasferta e sono convinto però che siamo sulla strada giusta e abbiamo su questa idea, sono contento e speriamo di andare avanti così. Hai agito durante la stagione, all'inizio stagione, anche da braccetto di sinistra, adesso da difensore centrale puro, come ti trovi? È il primo anno che lo faccio, però mi trovo bene, il mister mi ha detto come muovermi e sono contento di fare quel ruolo e devo migliorare molto perché in certe situazioni posso migliorare, però sono contento e vediamo. Tu hai vissuto una Cremonese che ha centrato una promozione, sei rientrato a Cremona, ti chiedo che ambiente hai ritrovato e soprattutto in questi giorni, sicuramente non facili, come avete lavorato al centro? Ma sappiamo che non siamo partiti come tutti ci aspettavamo, io sono contento di essere tornato e ho ritrovato tanti membri con cui ho fatto la promozione, quindi sono felicissimo, con cui mi trovo benissimo. E non siamo partiti come dovevamo, soprattutto in casa, però l'unica soluzione è il lavoro, dobbiamo continuare a lavorare. Un'ultima battuta, una dedica speciale a questo qua. Sì, la dedico alla mia nipotina che è un anno e mezzo, cioè 2 anni adesso che è nata e non ho ancora dedicato un gol, quindi lo dedico a lei. Grazie Luca.